Oggi quindi non conviene lanciare giovanissimi che rischi di perdere, Coman e Pogba. Vorrei che leggeste e commentaste, io la Chiavari, è la solita storia, la Juve li lancia, poi gli altri li comprano, no? Poteva essere così, però... Questo. Ma però c'è anche da dire che lì il problema di Pogba è stato ed è che comunque è sotto le grinfie, tra virgolette, di Raiola, Assolutamente. così come lo sono Donnarumma e Ken. Chiaramente sul fatto di Ken io dico sì, un grosso talento, però non, il caso sarebbe anche un po' forzato già metterlo ora in Beh, non campo. sono, non sarebbe il primo a esordire a quest'età, però, Però sì, Mi certamente, però ricordo Buso che aveva Musa sì, 16-17 ripeto, Ken anni. però ha una media realizzativa mostruosa e quindi è una ricchezza. Ecco, quello che dispiace è che noi abbiamo un grosso patrimonio di giovani Sì, che ma Luigi, per... siamo in primavera, però ricordatelo, che in Serie A cambia totalmente Sì, ma dico anche per il... esempio altri giovani che noi abbiamo e che per un motivo o per un altro si sono staccati dalla Juve, penso anche che Gabbiadini era nostro. Dovremmo forse, lo stesso rammarico, no? di Coman, dovremmo forse creare, ecco, cercare di questo elastico che li allontana, poi li faccia ritornare. D'altronde anche col Sassuolo ci sono una serie di giovani, c'è Lirola, c'è Sensi, che comunque gravitano nell'orbita bianconera, per cui è un peccato poi magari vedere giocatori di grosse potenzialità che poi magari si affermino. È anche vero, c'è anche da dire che ovviamente una Juventus che ha dei campioni, che ha dei top player, ovviamente questa qualità, penso per esempio alla difesa, non è facile far emergere un giovane con campioni fortissimi e quasi inamovibili. Sapete chi rimpiango? Immobile. Immobile era un ragazzo formatosi da È noi, uno che comunque il comunque fiuto del gol ce ce l'ha. l'ha, Non so assolutamente. cosa c'è stato all'epoca di Conte, se sia stata qualche frizione con la società o con Conte, non lo so. Pensavo con Conte, però poi ho visto anche che Conte l'ha chiamato in nazionale, non lo so. Però Immobile, ripeto, è un giocatore che mi piace perché è fisicamente forte, perché ha un'ottima È un bel progressione giocatore, e uno che che comunque segna, che segna. E fa comunque gol. non sarebbe stato il top player della Juve, però in un organico di attaccanti penso che sarebbe stato più che prezioso, più che dignitoso, oserei dire prezioso.